Perché Dio imprigiona suo figlio in un corpo per fare esperienza di sé? Serve una barzelletta non vegetariana. Un signore di una certa età va da un otorino specializzato e gli dice: dottore, sono molto preoccupato per mia moglie, sente sempre meno, ma non mi dà mai retta e non vuole venire qui da lei. Cosa posso fare? E il dottore, che è un super professore, anche universitario, dice: certo, dovrei visitarla, ma iniziamo così. Mi aiuti. Le dica qualcosa da varie distanze. E cerchi di capire da quale distanza ha un tono di voce medio, la sente. E poi me lo dica. Poi capiremo quanto è grave questa sordità e cosa potremo fare. Il nostro amico, che ama molto la moglie, è tutto contento e torna a casa. Così torna a casa. E c'è la moglie in cucina, di spalle ai fornelli. Il tipo entra in casa e con voce media fa: cara, che mangiamo stasera? La moglie è ancora lì, affaccendata in cucina, nessuna risposta. Così il nostro amico, che è un misuratore, fa due passi in più verso la moglie e con tono di voce circa uguale: cara, che mangiamo stasera? Nessuna risposta. Il tipo fa: mamma mia, non pensavo fosse così grave, poverina, ma cercheremo di aiutarla. Così fa due passi. Cara, che mangiamo stasera? Niente. Alla fine fa ancora due passi e tipo maniaco sessuale è praticamente attaccato alla moglie. E lui, attento a tenere lo stesso volume di voce, fa: cara, che mangiamo stasera? La moglie si gira e fa: te l'ho detto quattro volte! Il pollo vuole patate! Perché Dio imprigiona suo figlio? Sei tu sordo. Non tua moglie. Mi stai chiedendo perché la verità fa questo e fa quello? Hai scoperto che è così? O è quello che credi? Credi che tua moglie è sorda? Credi che Dio ti ha messo in carcere? Ma il sordo sei tu. Il carceriere sei tu. E sei in un carcere molto sottile. Perché l'hai creato tu. Lascia perdere la barzelletta se non ne capisci il risvolto esoterico. E se barzelletta esoterica è la cosa più bella che esista. Ma la devi cogliere. Non è stupidità. È vedere con leggerezza, è alleggerire l'anima. È guardare senza drammaticità. Ok? Nella barzelletta il sordo sei tu. Non è tua moglie. Ma tu, giacché non la sentivi, pensavi che fosse lei a non sentirti. Così tu credi che Dio ti abbia messo in carcere. E poi sai, perché hai sicuramente letto qualche libro indiano, che Dio attraverso te fa sparianza da sé. Ma l'hai scoperto? Hai fatto tu esperienza di questo? O sai solo che Dio che esperienze che fa? Sapete, se voi prendete un bambino e gli dite: ti lascio libero, ma non fare questo, questo e quello, non è libero, e fate bene perché è un bambino. Ma se voi prendete un adulto e gli dite: sei libero di fare quello che vuoi, ma non questo, è libero o no? Nel momento in cui io dico a una persona: sei libero, ma questo e questo non farlo, la sto lasciando libera? Sì o no? Bene. E ora vado un po' più nel dettaglio. Se io dico sei libero, ma non sei libero di credere di essere imprigionato, la lascio libera o no? No.
Perché tu non puoi credere di essere imprigionato. Tu non puoi metterti in una imprigione perché sei libero. Ma nel momento in cui io ti dico tu non puoi, tu non sei libero. Ebbene, noi non possiamo essere capaci di dealing, avere a che fare con una libertà talmente grande da essere liberi di credere di non essere liberi. E già che crediamo di non essere liberi e siamo così presi dalla mente, crediamo alla mente, perché ricorda, tu forse non credi a Di Maio, tu forse non credi a Conte, tu forse non credi a Salvini, ma alla voce nella testa ci credi tantissimo. Qualsiasi cosa, forse credi agli UFO, forse credi a Ramana Amari, non so se credo agli egizi, ma alla voce nella testa. Sì. E allora ecco che scopri le esperienze che Dio fa attraverso te. Ma l'hai scoperta, cioè tu hai fatto l'esperienza di Dio attraverso te. E sai che Dio ti mette in carcere per sperimentare attraverso te sé. Dove l'hai letta sta cosa? Perché io lo so che l'hai letta. Tu credi così tanto alla mente e agli autori dei libri che quando leggi una cosa c'è scritta, è vero. Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detta sta cosa? Perché non la sperimenti? Puoi credere a un amore che ti imprigiona per il tuo bene. O forse sei talmente libero che nulla ti impedisce di crederti non libero. Quindi io non ti voglio dire che non è come dici tu, ma è come dico io. Perché questo sarebbe gureggiare. Gureggiare vuol dire ti dico che è così. Ti dico solo, l'hai scoperto. Dubitane. E se non fosse come hai scritto? E se fosse che il sordo sei tu e non tua moglie? Che il sordo sia lui, che il sordo sia lei, c'è un buon pollo con le patate. Te l'ho detto che non era vegetariana la storiella. Ma ormai è morto, ormai è cotto, goditelo. E poi scoprirai chi è sordo e se qualcuno è sordo. Ma potresti scoprire che tutta questa prigione è un tuo sogno. Ma sei talmente libero che sei anche libero di credere di essere in prigione. Sei talmente libero che un bambino è libero da giocare a essere imprigionato. È libero da mascherarsi da carcerato. Si mette delle catene. Ma poi si dimentica che è un gioco. In India si chiama Lila, gioco cosmico. E improvvisamente dice: perché sono così incatenato? Perché Dio mi ha messo in prigione? E allora inventi delle risposte filosofiche. Perché Dio sperimenta se stesso attraverso me in prigione. Non sembra molto amorevole. Vero? Voi chiudete vostro figlio nello sgabuzzino, spegnete la luce e dite: non ti preoccupare, sto sperimentando il sé attraverso te. Un bravo psicologo direbbe: vieni tu e vieni tuo figlio. State 60 anni da me e vi do una mano. Tipo Woody Allen, no? Ci avete presente? Ma se non fosse così. Per favore, non prenderlo come io penso questo e PG pensa quello. Metti solo in dubbio, scopri da te. Questo carcere l'hai trovato? Tu hai scoperto l'io che è in carcere? Quando tu senti sofferenza, hai scoperto l'io che soffre? Dov'è? L'hai trovato? Hai potuto dire eccolo? E se dici eccolo, chi dice eccolo? Ovviamente chi dice eccolo è qualcuno che è dietro l'io e quindi tu non sei quello. Allora, una volta che sei arrivato lì dove non si può più dire eccolo, dimmi se quello soffre, se quello è in carcere, se quello è in prigione, se quello è stato imprigionato per sparmantare al sé. Ma arrivaci. Ok? E se non ci arrivi, ridi. Ridi, non dare così retta a tutto questo. Perché un altro modo per svegliarsi è essere leggero. Se tu in un sogno introduci un certo grado di lucidità e sai ridere di un sogno, ti svegli dal sogno. È una delle tecniche dei sogni lucidi, ma ora non voglio parlarne. Tu stamattina ti sei svegliato dallo stato di sogno, ma non ti sei svegliato ancora dallo stato di veglia. E credi che tutta questa roba sia importante, anzi, già che la sai, sei molto profondo, sei molto spirituale.
Questa roba non ti ha ancora stancato. Ridi di questa roba. Sì, l'India antica lo dice, ma non lo dice così. Primo, non sai che chi l'ha detto era leggero, era leggerente. Secondo, nei secoli è stato molto modificato. E chiediti solo, può l'immenso amore incondizionato chiuderti in gattabuia? E dire, scusami, devo sperimentare me attraverso te. E te mi devi far sperimentare carcere, io non ce vado, ce vede te. Però io sperimento il carcere attraverso te, io ce vado, so immenso, cioè, Non c'entro nel c'è un centro, te ce carcere. mando a te, ma te voglio bene, ne ci stai solo un par di vite. Ma questo è amore? Tu faresti così con tuo figlio? Sono sicuro che andresti piuttosto tu in carcere. Ok, ma non c'è il carcere, non è ci devi andare tu o un altro, non c'è. È fatto di un sogno, svegliati e lo vedrai. Non svegliarti e dovrai credere qualcosa. Se proprio devi credere qualcosa, almeno ridi. Almeno magnati il pollo con le patate. Almeno ridi, perché iniziando a ridere della realtà non è prendere in giro la realtà. Ma alleggerendo la visione che hai della realtà, già la leggerezza ti porta a svegliarti. E quella leggerezza è sacra. Quella leggerezza è meravigliosa. Ti porterà veramente a scoprire che tutto questo è roba della tua mente. Favore, interiorizza questo. Non ti stiamo dicendo di crederlo. Interiorizzalo soltanto, con tutta l'attenzione, la profondità e la semplicità che puoi. Se sono completamente libero, posso essere libero di credermi non libero? E se io sono libero, ma non di infilarmi in un carcere, chi mi ha tolto la libertà? È mia moglie sorda? O sono io sordo? E se non so ancora se è mia moglie sorda? O io esserlo. Possiamo intanto goderci questo pollo con le patate?